Buonasera, sono in virtuale compagnia di Massimo Sartori, uno dei più apprezzati e stimati coach internazionali di tennis, che ringrazio per aver accettato il mio invito e saluto. Buonasera Massimo, come stai? Bene, grazie. Voi, tutto bene? Benissimo, tutto bene. Sono stato a Vicenza questo weekend e devo dire sono stato colpito particolarmente da due cose. In primis, la qualità della cucina della Locanda Benetti e in secondo luogo, il dinamismo tennistico del Centro Tennis Vicenza, dove tu attualmente stai lavorando e dove so che stai seguendo un progetto particolarmente importante da un paio di mesi. Ti chiederei di parlarci. Allora, intanto facciamo sempre questi complimenti a Locanda Benetti. Che sempre. Mangia da Dio, quindi va benissimo. No, niente, io sono tornato a Vicenza, nella mia città natale, dopo tanti anni, dopo 30 anni che sono stato via. Sono tornato anche perché è venuto a mancare mio padre, per stare vicino a mia mamma abbiamo deciso io e mio fratello di tornare, diciamo, tutti a vivere a Vicenza. E poi, diciamo, per un po' di situazioni che si sono incastrate verso febbraio e marzo, ho trovato delle persone che hanno creduto in un progetto nuovo e abbiamo cominciato a vedere se si poteva portare avanti questo progetto e alla fine siamo riusciti ad arrivare con dei giocatori importanti come Cecchinato, Seppi, Fabiano e Quinzi, li abbiamo portati qui al CT Vicenza ad allenarsi durante tutto questo periodo molto difficile. E nel frattempo abbiamo deciso di cominciare a allenare dei ragazzi un po' più giovani, soprattutto under, scegliendone un pochino qui nel Vicentino e poi nel Veneto. E abbiamo cominciato a portare avanti questa nuova idea. Oggi stiamo lavorando tanto, perché qui a CT Vicenza stiamo lavorando veramente tanto e portiamo avanti questo nuovo progetto che ufficialmente inizierà, diciamo, da settembre in poi. Quanti ragazzi saranno coinvolti e che identikit anagrafico e tennistico hanno più o meno, Massimo? Allora, intanto, diciamo che la parte professionista, diciamo che massimo ne prenderemo 5 giocatori, non di più. Poi il resto è tutto under e quello che stiamo cercando di fare è di prendere ragazzi molto giovani, quindi 14-15 anni, possibilmente, per poter lavorare tanto, di avere più tempo per lavorare e per portare, avere più il progetto che abbia più possibilità di riuscire. In tutto avremo dai 20 ai 25 ragazzi, non di più, e poi insomma, poi vedremo. E intanto vogliamo iniziare con questi, poi vedremo. Ma stai strutturando un modello accademia sulla scorta, per esempio, del modello della Sanchez? Cioè, questi ragazzi frequenteranno anche una scuola online piuttosto, oppure sarà soltanto dedicato al tennis? Allora, per adesso la parte principale è proprio quella del tennis. Il tennis è quello che ci va attorno al tennis. Io in questo momento credo molto che, per come mio modo di pensare, che la parte, diciamo, degli allenatori, quindi allenatori proprio di tennis e allenatori anche fisici, faccia la differenza in questo lavoro qua. Poi dopo tutte le altre figure le potremo mettere assieme quando sarà il momento. Oggi dobbiamo lavorare tanto noi, stare tanto sul campo e lavorare tanto. Quindi in questo momento è improntata esclusivamente sul tennis e non tanto su accademia o altre cose. Infatti è un nome nuovo, non l'abbiamo neanche chiamata accademia, l'abbiamo detto Arizon Tennis Home, quindi proprio tutta un'altra cosa, e abbiamo cercato di dare un discorso proprio diverso di inizio e vediamo se riusciamo a tenere questo home come casa, come proprio riconoscimento di questo progetto. Insomma, l'idea è quella di trovare un nuovo Renzo Furlan, che ricordiamo è stato l'ultimo grande giocatore veneto, trevigiano se non ricordo male, è arrivato fino intorno alla 20ª posizione mondiale. Senti, una domanda che molto spesso le famiglie che hanno un bambino che inizia a giocare a tennis si pongono è: ma dal momento in cui un bambino impugna la racchetta, diciamo 8 anni, fino a quando poi riesce finalmente a diventare un professionista, quali sono le tappe? Cioè, come si costruisce un giocatore di tennis? Che fasi ci sono? E se c'è una metodologia di massima, come si costruisce un giocatore dalla fascia al momento in cui debutta? Allora, intanto, diciamo che i ragazzini che si avvicinano a giocare a tennis quasi sempre hanno in casa un familiare che è il padre, diciamo, la madre, o magari un fratello che gioca a tennis. Quindi questo è, diciamo, l'avvicinamento. A meno che non abiti vicino a un circolo di tennis, allora ci vai da solo a piedi o in bicicletta.
Io penso che le tappe adesso siano molto precise per giocare a tennis, quindi diciamo che nell'età giovanile dagli 8 ai 12 ci va una parte coordinativa e una parte tecnica molto elevata, quindi vuol dire che a 12 anni devi saper far tutto. Poi dai 12, 13, 14, 15 lì si crea tutto un altro discorso, che se tu sei organizzato bene tecnicamente devi cominciare a confrontarti molto con altri giocatori di livello importante, che in quel caso lì sono ragazzini o ragazzi, mettere dentro una base di tattica di partita, visto che hai un bel bagaglio tecnico che ti può sostenere la parte tattica. E poi quando arrivano da 14 a 16 cominciare a prendere decisioni importanti loro, cominciare a mollarli che prendono decisioni, cominciare a allenarsi in un certo modo per poi usare, diciamo, gli ultimi 2 anni giovanili per entrare a far parte di un mondo già grande, e da lì in poi devi essere pronto. Se tu non passi questi, non fai questi passaggi, tanti arrivano under 18 e poi non fanno il salto. Non è vero, non hanno i mezzi per fare il salto, non hanno le conoscenze, allora arrivano lì che non sono pronti e devono ancora investire degli altri anni. Senti, tra i 14 e i 18 anni un ragazzo mediamente, uno che vuol diventare un professionista, quante ore di tennis al giorno si fa? Quanto deve stare in campo? Allora, la giornata diciamo che va sulle 6 ore di lavoro, diciamo da campo, quello che riguarda campo, quindi tennis o atletica in base alle esigenze che ha il tipo di giocatore o tipo di ragazzo. Poi assieme vanno collegate altre cose che può essere, non so, massaggi, fisioterapisti, altre cose, quindi secondo me la giornata è piena e mattina e pomeriggio sono tutti investiti solo su questa cosa qui, quindi è come un lavoro pieno. Senti, ma a tuo avviso, molto francamente, è conciliabile con lo studio? Recentemente ho letto un'intervista al papà di Federer che diceva che Roger a 14 anni ha lasciato la scuola e il padre gli ha detto: ti do 2-3 anni di tempo, poi se ce la fai bene se no torni a studiare. A tuo avviso sono conciliabili? Tu stai parlando praticamente di un lavoro, di una cosa che impegna un ragazzo 8 ore al giorno. A tuo avviso è conciliabile lo studio? Francamente è molto difficile, anche perché poi un tennista giovane viaggia molto spesso dai 16 anni in poi. Nella tua esperienza riescono a gestire le due cose? Allora, per quanto riguarda il tennis è difficilissimo la gestione delle due cose, soprattutto diciamo dopo la prima superiore, cioè dalla terza media alla prima superiore, poi dopo diventa veramente difficile, perché è uno sport che porta tantissimi giorni lontani da casa, anche non solo perché quando cominci a gareggiare sei lontano, e quando sei lontano sono giorni che non puoi andare a scuola, quindi è difficile frequentare la scuola. E secondo me bisogna essere molto onesti, quindi quando un allenatore o un maestro è molto onesto deve cercare di parlare francamente con le persone che ha davanti e dare l'idea esatta di quello che vogliono fare, cioè di quello che potrebbero fare o quello che si va incontro a fare, e poi far prendere delle scelte che sono, diciamo, giuste, ma non per tutti, o per tutti, ma nel modo corretto per tutti. Quindi quello, secondo me, è una cosa che dovrebbe stare alla base degli allenatori o dei maestri insieme alle famiglie. Poi è difficile. Pronto? Mi senti? Non riesco più. Ci sono. Mi senti? Ok. Okay. Sei tornato, ok. Senti, invece, ok, l'aspetto scolastico l'abbiamo chiarito in maniera assolutamente netta. Dal punto di vista economico, cioè il giovane talento, il ragazzo tra i 14 e i 16 anni, oltre a dover essere chiaramente sostenuto dalla famiglia, la federazione in qualche modo lo aiuta? Perché immagino che siano investimenti importanti per una famiglia far diventare il proprio figlio un giocatore di tennis, perché dai 14 ai 20 anni si investe e basta in pratica. In questo momento qui è diventato abbastanza un investimento abbastanza importante. Perché penso che si avvicina, diciamo, ai 14 anni a fare un lavoro di un certo tipo, per arrivare a sopra sono investimenti alti, sono investimenti da 40-50 mila euro l'anno minimo per 5-6 anni. Poi tu hai la fortuna di rientrare in un certo tipo di discorso dove il ragazzo ha una qualità che è molto vicina, molto alta, diciamo all'alto livello, allora hai la possibilità di trovare qualcuno che ti aiuta, qualche sponsor, qualche manager che ti viene incontro magari dandoti qualcosina
ottenendo qualcosa in cambio, ma riesce ad avere questa possibilità qua. La federazione per tantissimi anni, negli ultimi anni, ha fatto un grande lavoro di sostegno economico con i ragazzi che poteva sostenere, ne ha sostenuti comunque tanti, e con investimenti alti anche, secondo me molto alti, che hanno dato la possibilità di fare tanto, tanto lavoro. Oggi si vede questo, perché a livello maschile aver lavorato tanto con gli allenatori e con i giocatori di base così buoni ha portato ad avere una qualità nel maschile molto alta. Ci siamo presentati a uno slam con 20 giocatori tra qualificazioni in Mendro, cioè è stata una cosa estremamente importante, perché appunto eravamo quasi la nazione che aveva più giocatori, una delle nazioni che aveva più giocatori nel tabellone di uno slam. Quindi vuol dire che è stato fatto tanto lavoro di quantità e si è alzato sicuramente il livello di base, si è alzato tanto in tutta Italia. Senti, una cosa che prima non ho percepito, la tua accademia ci saranno sia giocatori, sia ragazzi che ragazze, oppure è dedicata sia ragazzi che ragazze? Sì, non abbiamo, è una cosa che abbiamo deciso, non abbiamo deciso di prendere ragazzi o ragazze, abbiamo deciso di prendere prima di tutto dei ragazzi di Vicenza, poi dei ragazzi che vengono fuori dal Veneto, e poi adesso vedremo il futuro, quello che si allargherà. Senti, a che livello di classifica deve arrivare un giocatore per poter dire ok, il tennis, l'investimento ne valsa la pena, riesco a mantenermi? Cioè, qual è la posizione nel ranking che uno deve raggiungere per poter dire ok, ho un buono stipendio, diciamo così? Allora, oggi come oggi devi entrare nei primi 100 al mondo. Se vuoi avere, diciamo, un sostegno per poter fare sempre un anno di carriera, cioè un anno di la tua carriera, però devi andare a essere nei primi 100. È cambiato un pochettino, si è un pochettino abbassato, diciamo. Prima magari eravamo un po' più alti e si poteva dire anche 200, ma adesso siamo sui 100. Invece una cosa importante è che comunque quando i ragazzi cominciano a giocare le quali degli slam, allora cominciamo a parlare di tennis vero, secondo me. Quella è la prima parte vera di tennis. Quindi quando uno arriva a giocare le quali nello slam, cominciamo a parlare di tennis e poi vediamo che cosa succederà. Senti, parliamo di persone che hai citato prima, che di qualificazioni ne ha fatte tante, e non soltanto qualificazioni, ma ha giocato anche ad alti livelli negli slam. Quali sono i programmi per Seppi, che è il tuo giocatore storico, e poi anche per Marco Cecchinato e Thomas Fabiano? Magari di Quincy ne parleremo dopo, un discorso a parte. Per questi tre, che progetti ci sono? Che cosa faranno? Allora, in questo momento qui è ancora tutto molto difficile da organizzare, perché è vero che stanno facendo di tutto per giocare in America gli US Open, Cincinnati, e poi tornare in Europa. Però non è così facile. Al 31 prenderanno una decisione. Sicuramente l'America vuole giocare a tutti i costi, i giocatori giovani vogliono giocare, i giocatori senatori un po' meno, e si prenderà una decisione importante lì. Oggi abbiamo deciso che Cecchinato e Seppi giocano Cincinnati e US Open, mentre Fabiano no, giocherà dei tornei Challenger, e poi torneranno in Europa e giocheranno i tornei sulla terra. Questo per quanto riguarda Cecchinato. Però bisogna mettere in conto che se ci sono le quarantene da portare avanti, diventa difficile seguire tutto il circuito, non è così facile. Quindi bisogna prendere delle scelte. Ad esempio con Cecchinato si sta pensando addirittura di non andare agli US Open, di giocare solo i tornei sulla terra, per non perdere i tornei sulla terra. Quindi siamo, diciamo, in costruzione, man mano che andiamo avanti, man mano che danno l'ATP e l'ITF da le notizie sui tornei. Seppi attualmente però immagino sia negli Stati Uniti, giusto? No, Seppi è in Italia da quasi 2 mesi. Ha dovuto fare la quarantena quando è arrivato, però e io ogni tanto vado a Caldaro a allenarlo, vado su una volta con Cecchinato, una volta con Fabiano a allenarlo, ma lui sta aspettando di spingere per non l'esibizione a Reggio Emilia domani. Senti, quante stagioni ha ancora nelle gambe secondo te ragionalmente Andreas, che ormai cosa, 36 anni, giusto? Quanti anni ha Andreas? Giuro, è 84. 36 compiuti. Esatto. Allora, se fosse stata tutta una stagione normale, sicuramente quest'anno e l'anno prossimo sicuro. Ok.
Adesso okay. Vediamo, adesso la ripartenza non sarà proprio così facile. Nella mia testa penso che i giocatori più, con più esperienza come Andreas dovrebbero giocare meglio alla ripresa, però perché i giovani potrebbero fare un po' di confusione, però non è detto, sarà da scoprire questa cosa. Senti, parliamo un attimo di Cecchinato, 2 anni fa semifinale a Parigi, adesso un po' sceso in classifica. Secondo te qual è stato il problema? Più di motivazione, tecnico? Che cosa, su cosa, in particolare su cosa allora stai lavorando tu con lui in questo momento? Ma io ho cominciato a lavorare con Cecchinato già a febbraio e abbiamo lavorato quasi sempre tranne 20 giorni che ci siamo fermati per forza. Abbiamo cominciato a lavorare per ritrovare ordine su cos'era la giocata di Marco. Lui aveva cominciato a giocare molto veloce e corto invece che giocare molto profondo e alto all'inizio per poi dopo andare a spingere. Quindi abbiamo cercato di andare a rivedere le partite che aveva giocato, abbiamo cercato di vedere qual è la palla che fa più male del suo repertorio e quindi da lì abbiamo ricostruito questo, abbiamo cominciato a allenarlo così e adesso secondo me è sia allenato che diciamo almeno in ordine su come il suo gioco. Dove deve lavorare ancora tanto il servizio, perché abbiamo cominciato a servir bene la seconda ma la prima ancora non riesce a usare bene lo slice, quindi dobbiamo lavorare ancora un pochino. Poi per quanto riguarda la classifica, diciamo che quello che è successo a lui è stata una cosa straordinaria, meritata, perché comunque ha vinto 3 tornei, ha raggiunto una semifinale a uno slam importante battendo anche Djokovic, quindi cioè, sicuramente meritato, però tenere diciamo quello stress per tempo non è così facile. Lui addirittura è riuscito ancora a vincere un torneo dopo sì. e poi quando è arrivato il momento di difendere diciamo tutto quello che c'era da mettere a difendere, lì si è sentito di più il peso e quindi è molto più difficile avere qualità di tennis e da lì in poi è tornato un po' indietro in classifica. Forse se non usciva dai 100 era meglio per tutti quanti nel lavoro, però adesso è così e dobbiamo riportarlo prima possibile 50 del mondo e poi lavorare per andare da qualche altra parte molto più sotto. Senti, se non è un segreto, qual è la palla che fa più male di Cecchinato? Qual è il suo colpo forte? Allora, la palla che fa più male è il dritto sventaglio alto quando comincia a manovrarla, però la palla che mette più in ordine il suo tennis è l'incrociato di dritto. Ok. Senti, nel tuo staff tu hai parlato di test, di gestione dello stress, che è però la differenza tra i grandi campioni e i giocatori più ordinari. Nel tuo staff c'è anche un mental coach, ci credi, li usate? Allora, io... O lo fai tu? Allora, no, sono figure importanti, sono figure che esistono e sono figure che collaborano. Oggi noi in questo nuovo progetto non ce le abbiamo e non le prendiamo neanche, perché ho bisogno molto di più che i miei allenatori siano allenatori importanti e quindi quello che sto cercando di fare è di costruire allenatori importanti, quindi devono stare in campo con me, io devo stare in campo con loro, loro devono stare in campo con me. Cosa dietro? Secondo me, prima di tutto, io devo formare allenatori, poi i mental coach possono aiutarmi quando io ho le Ferrari. Adesso io non ho le Ferrari, ma ho altre okay. tipologie di giocatori, e in questo momento gli allenatori devono fare il grande passo. Ok, mi senti? Sì, ok, perfetto. Prima io ho volontariamente detto parliamo dopo di Quincy, ecco. Quincy, Gianluigi Quincy nel 2013 aveva fatto un po' sognare l'Italia vincendo Wimbledon Junior. È arrivato fino alla posizione 142 del mondo, però è innegabile il fatto che da lui ci si aspettava di più. Che cosa sta facendo con te? Che cosa ti aspetti da lui? E quali sono le cause, secondo te, per le quali finora non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale? Allora, il vero, diciamo, ostacolo da superare in questo momento per me è il passato che lui ha dentro. Ed è un passato pesante, cioè non tanto Wimbledon, ma è un passato di un bambino che a 11 anni va da bollettieri, cambia vita e cerca di correre dietro questo sogno, questo successo. E, diciamo, a 24 anni è come se avesse fatto già una carriera intera. E quindi è anche consumato. Oggi sarebbe da trovare energia nuova, cioè c'è da trovare energia nuova,
bisogna dargli soluzioni nuove, perché vedere che il dritto non va lo vediamo tutti, ma dargli la soluzione che è difficile, e lui l'accetti anche, perché anche questo è un problema in questo momento, perché lui, avendo questo gran passato, non è così facile riuscire a fargli passare le notizie che lui si fidi, e quindi bisogna stare tanto a lavorare con lui. Io l'anno che lui ha vinto Wimbledon ero lì e ho avuto la fortuna di vedere delle partite, ma soprattutto la prima, che ha vinto 6-4 al terzo. Mi ricordo che sono tornato e sempre mi fa: ma come gioca Quincy? E io: guarda, secondo me non gioca, ha vinto una partita bella di lotta, ma non è migliorato, gli ho detto, perché non prende un angolo col servizio, sull'erba è strano questa cosa qua, perché è importante così, quindi non è migliorato da come me lo ricordavo io. Poi ha vinto il torneo, quindi mi hanno smentito subito, avevano ragione gli altri, perché ha vinto il torneo, quindi ho sbagliato. Invece poi purtroppo probabilmente ci avevo visto più giusto, e alla fine lui, non essendo migliorato, ha fatto molto più fatica poi a combattere, diciamo, gli altri anni e le altre partite. Oggi è da riassettare tutto e lui deve fidarsi di persone che lavorano con lui, ci vorrà del tempo, abbiamo lavorato tanto, i primi test saranno le prime partite, poi dopo da lì si faranno alcuni, diciamo, pensieri nuovi, e poi si vedrà dove poter aiutarlo, dove poter provare ad aiutarlo. Senti, tra i giocatori italiani, adesso parte Sinner, quello è troppo facile, ma Musetti e Zeppieri, secondo te hanno i numeri per sfondare? Sono, lo ricordo, i due giocatori nati negli anni 2000, più alti in classifica in questo momento in Italia. Cosa ne pensi? Che giudizio mi dai su questi due giocatori? Allora, intanto sono tutti e due giocatori buonissimi, prima cosa. Seconda cosa, che è la cosa più importante, hanno avuto la fortuna di avere allenatori dietro fin dalle parti giovanili, che mi hanno aiutati a migliorare, a vedere il tennis in modo diverso. Quindi sono arrivati per dei passaggi importanti che li hanno fatti crescere tanto. E hanno i mezzi per poter andare su di livello e provare a fare questa carriera, e secondo me tutti e due ci riusciranno, perché io sono stato con Musetti a Dubai quest'anno e mi è piaciuto molto, perché comunque sì, è un ragazzo giovane, però è un ragazzo che sta sulla lotta, è uno che gioca tutta la partita, magari deve migliorare il rovescio, siamo tutti d'accordo, però secondo me uno che ha queste qualità riesce poi a trovare sia la voglia e sia anche capisce che deve migliorare per andare su un altro livello, e quindi secondo me questi due ragazzi sono tutti e due buoni e sono tutti e due cresciuti bene, un po' i loro allenatori, un po' con la federazione che gli ha dato una mano dandogli gli allenatori già di esperienza, e quindi è stato fatto un buonissimo lavoro. E come te parlavi di rovescio, mi è venuta in mente una delle grandi discussioni un po' da bar sport, se mi passi il termine, no? Ci sono i difensori del rovescio una mano, quelli del rovescio due mani. Dal tuo punto di vista, nel tennis moderno, è chiaro che poi un giocatore deve seguire le sue inclinazioni, ma se tu potessi scegliere, dai una risposta secca, due mani o una mano? Allora, se la mettiamo per giocare tanto, a una mano. Cioè? Cioè, praticamente, giocando a una mano si può giocare per più tempo. È più facile giocare per più tempo. A due mani devi essere sempre messo molto bene per giocare a due mani. Quindi, se dovessi scegliere, a una mano. Però, secondo me, non è questa la scelta che bisogna fare. Secondo me, la scelta da fare è sulla mano con cui loro giocano. Cioè, se adesso facciamo per un destro, okay, e vedere come tiene la mano destra e come tiene l'impugnatura della racchetta. E da lì, secondo me, si parte a vedere se è un giocatore a due mani o un giocatore a una mano. Poi si fanno delle prove, ma in genere come tiene la mano sulla racchetta fa la differenza, e da lì devi decidere subito se è un rovescio due mani o una mano. Ma io parlo di bambini di 8-9 anni, e allora da lì riesci a creare la parte migliore a sinistra. Ho capito. Senti, tennis moderno, qual è secondo te il colpo più importante? Cioè, qual è il prototipo del futuro numero uno del mondo? Che cosa deve avere come colpo? Qual è la base? Oggi come oggi, secondo me, la cosa più importante e che sta proprio uscendo in questo, diciamo, negli ultimi anni, non è più... Allora, sicuramente uno ha un buon servizio, fa più punti giocando sul cemento, ha più chance, quindi è il servizio. Però quello che si sta sviluppando tanto è chi riesce ad andare più vicino al rimbalzo della palla, sono quelli che danno meno organizzazione dall'altra parte, sono quelli che vincono le partite. Oggi come oggi è rubare il tempo
con una tecnica di altissimo livello come Djokovic sul rovescio, per capirci, che va più quel tempo è anticipato, e dall'altra parte tu non hai il tempo per organizzarti. Quindi io, se devo vedere, quello secondo me è l'aspetto più importante adesso. Quindi anche la capacità di stare più vicino al campo, cioè uscire il meno possibile per anticipare il gioco. In effetti Djokovic sta più vicino alla linea di fondo. Sì, adesso chi sta più vicino ha la miglior tecnica però e la miglior qualità fisica, cioè quindi vanno a pari. Però se tu non hai qualità tecnica non ci è difficile stare vicino alla riga per far male come può fare Djokovic col rovescio. Quindi hanno in questi anni qua e questi tre giocatori importanti al livello proprio splendido. E con la tecnica hanno fatto la differenza. Con la tecnica hanno fatto la differenza, poi hanno migliorato la parte fisica, quindi andati sempre. Pronto? Si è bloccato. Ci sei? Io ti sento perfettamente. Si è bloccato il video, ma ti sento. Ok. Tu mi senti? Ti vedi? Ok, forse adesso. Sì, ecco. In diretta. Ci sono. Ok, senti, un'ultima domanda. Cosa ne pensi delle regole che sta cercando di introdurre Muratoglu? Io personalmente sono un po' perplesso. Tu come, cosa ne pensi? Che opinione ne hai? Pronto? Sì. Sì, allora, abbiamo avuto un attimo di interruzione, volevo farti questa domanda. Allora, ogni tanto qualcuno cerca di innovare, come giusto che sia, anche nel mondo del tennis, provando a portare delle nuove regole, quindi torneo next gen, le regole che sta cercando di introdurre Muratoglu. Qual è la tua opinione? Quale di queste eventualmente, secondo te, potrebbero oggettivamente funzionare? Allora, personalmente a me tutte queste innovazioni, queste regole nuove piacciono, cioè le vado a valutare, le vado a vedere, cerco di capire che cosa possono portare di innovativo. E ci sono delle cose che a me piacciono. Io Next Gen, che ho avuto la fortuna di viverlo da dentro così, è bello, cioè ci sono dei momenti dove il tennis prende più qualità, no? Rende di più, magari è più cattivo, però c'è un punto secco, è una cosa bella da vedere, perché comunque il pubblico si appassiona. Io da allenatore c'è l'adrenalina che va a 7000 e io penso che i giocatori lo vivono così. Chiaro, cambiare uno schema metodico come è stato, diciamo, il tennis solo nei punteggi, che fosse 15, 30, 40, che non si capisce, è difficile da cambiare, no? Siamo tutti d'accordo. Però fare un punto secco sul 40 pari secondo me invece è fattibile. Poi magari si potrebbe tenere il set lo stesso lungo e fare invece però punto secco invece che fare da 4 pari, che allora anche l'allenamento per noi su 4 pari è molto diverso, perché se tu perdi il primo game di servizio sei fuori. Cioè già rischi di perdere il set, basta che perdi il primo game. Quindi anche l'allenamento dovrebbe cambiare, gli allenatori dovrebbero cominciare a immaginare un altro tipo di tennis. E quindi a me personalmente è interessante. Poi far tutte le modifiche sarebbe da vedere, studiare, insomma. Ecco. Senti, prima di salutarti e di lasciarti, una domanda, proprio ancora una volta, torniamo per un istante al basport. Allora, Djokovic, Nadal e Federer si sono ritirati. Chi è il numero uno del mondo? Vedi qualcuno che ha le carte più in regola per arrivarci e per restarci anche? Quindi non tanto una figura di passaggio, ma qualcuno che può dominare il tennis nei prossimi anni? Allora, adesso così, quello che può stare più lì è Thiem. Thiem è l'unico che si avvicina come mentalità e come, magari non come qualità di tennis, diciamo, generale, però come qualità di testa e di disponibilità di andare a fare quello che hanno fatto questi tre grandissimi giocatori, ma insieme anche a Andy Murray, che comunque è stato un grandissimo giocatore, cioè è un grandissimo giocatore. Secondo me Thiem è quello che si avvicina di più in questo momento qua. Poi ci sono dei giovani interessantissimi, ce ne sono tanti adesso interessanti. Di questa novità di giovani sicuramente Sinner è il più coordinato ad arrivare in un livello e rimanerci per tempo. Poi magari dove
davanti proprio, dietro, però sicuramente lui è preparato per fare questo, mentre i giovani che, diciamo, un po' più grandi di lui hanno una mentalità molto diversa da, diciamo, dai giocatori che ci hanno abituato agli ultimi 20 anni di questo sport qua. Quindi non terranno tanto il livello alto come hanno tenuto questi 3 giocatori. Invece, secondo me, Sinner, se riesce ad arrivare con queste qualità e come lo stanno portando avanti, rischia di rimanere molto lì per tanto tempo. Quali sono le sue più spiccate qualità? Parlo di Sinner. Ascoltare, secondo me. C'è un ragazzo che ascolta, è un ragazzo che prova a fare le cose quando glielo dici, è un ragazzo che non si mette dubbi. Magari poi, una volta che tu hai provato a fare delle cose, si mette lì con te e ti dice non mi piace questa cosa, non mi viene, però non parte mai con il dubbio. Quindi è molto più facile allenarlo. In più lui ha delle capacità grandissime di recepire le cose, quindi è lui che riceve le cose e le mette in piedi velocemente, e per un allenatore è tanta roba questo, perché ti dà la possibilità di perdere molto meno tempo e quindi arrivi non è che acceleri le tappe, però quando lui le prende le mantiene, che è quello che è difficile, perché uno arriva a 20 del mondo ma poi torna a 50, invece lui è uno di quelli che quando avrà quel livello lo tiene. Secondo me lo tiene sempre. Poi vediamo dove arriverà, però lo terrà sempre. Massimo, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti e tornerò sicuramente presto a trovarti. Magari andiamo a mangiare qualcosa alla Locanda Benetti. Va bene? Va bene, dai, prenoto io, dai, che è mio amico. Sì, però ce lo offrono, con tutte queste marchette che gli abbiamo fatto. Va bene. Ciao, ciao Massimo, grazie. Ciao, ciao, ciao.